Oh, oh, Gardaland. No. Solitamente i nostri viaggi iniziano con me che introduco dov'è che stiamo andando, comunque un minimo di montaggio. Ma oggi siamo già arrivati, quindi siamo a Movieland. Mentre abbiamo Bruno Mars in sottofondo, le cicale che cantano alle 11 del mattino. Facciamo un piccolo check up su quello che abbiamo fatto la prima volta qui. Allora, onestamente io il primo video di Movieland non lo riguardo volentieri. Nemmeno io, zio. Ma per il semplice fatto che era la prima volta qua. Non avevo una videocamera decente e soprattutto molte delle attrazioni non l'avevo portata su. Mentre da Gardaland in poi ci siamo messi sempre più d'impegno per poterle registrare tutte. Qualcuno ha fumato erba. Sei felice di essere qui? Sì. Anche se ci sono 40 gradi? Sì. Perché non abbiamo preso questa? Perché mi eravamo. Vai, amo, sali dentro. Pena. Cos'è questo? Bentornati a Movieland. Apre alle 13 e credo sia un tour del parco. Andiamo qua allora. Andiamo sull'unica attrazione che più di tutte a lei è rimasta impressa. Oh mio Dio, Diabolik! Eccolo qui, Diabolik. Tan 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 tan. Siamo nella foresta, l'unico punto fresco di tutto quanto il parco. Perché non ci sono gli alberi che parlano come Narnia? Perché sono a Gardaland quelli, sono pagati di più. Tra l'altro l'attrazione di Diabolik è quella che fa confine col Caneva. Quindi se vuoi infiltrarti nella piscina devi entrare da qua poi. Cos'è un corn dog? Il corn dog è un hot dog messo nella pastella poi fritto. No vabbè. C'è un suono leggerissimo di gente che ruba da questa cassa della Pioneer. Il tesoro. Eh sì. Dai, vieni che saliamo. Subito così per battezzare, sì, esatto, la giornata. A freddo proprio. Quindi preparati a un inizio. Ma dietro è. Si torna indietro ora. Yeah! Yeah, aiuto! La pressione è troppa. In prima fila è strano, vero? Oh. Allora, per quanto in realtà non sia così turbolenta come attrazione, quando scendi ti lascia un attimo tutto qui. Voglia di... Oh, vieni, amo, per la miglior performance. Vieni. Per la compagnia del teatro. A chi lo dedichiamo? Lo dedico a me stessa perché sono estremamente egoista. Oh, me lo ricordo. Siamo a Cesenatico. Quello me lo ricordo. E cosa c'è lì? C'è la macchinina dei bimbi. Andiamo alla macchinina dei bimbi allora, dai. Guida comunque meglio di quando vai in autostrada. Dai, sgasa, sgasa. Non va. Oh, dai, abbiamo superato la salita, ora ce la facciamo. Con nostra triste scoperta abbiamo visto della gente salire lì, praticamente stanno sistemando l'Hollywood Tower. Ah, ma è colpa tua. So. Come sempre. Questo è quello che provo io ogni volta che andiamo in autostrada assieme. È vero. Sì, che è vero. Allora guida tu. Infatti. Facci vedere come guidi senza mani, vai. Per lei salire e scendere da quelle macchinine non è un problema, per me è stato un po' complicato. Era della tua taglia quella macchina. Sì. Quella macchina rosa. Guarda, è esattamente come Disneyland. Continua a non capire se la gente è troppo in anticipo o troppo in ritardo per Halloween. C'è Balak. Guardiamo le maschere di una fetta di bacon. Però il guanto è bello. Amo, vai a bussare. Quello è il dottore nascosto. Quello è il TARDIS. Vedi, quella è la cosa del telefono. Vai, sii coraggiosa, entra. Oh no, le tue più grandi paure, amo. La scala chiocciola. Che paura. Ci stiamo cacando sotto. I Weeping Angels, amo. C'è un cazzo di scivolo. Vai. In serio? Certo. Come prosegui se no? Vai, amo, scivola. Ciao. Arrivo. Sì. La vera e unica problematica è che non si vede nulla.
Oh no, uno scheletro di plastica. Ma se usi la torcia? Secondo me barare se usi la torcia. Oh no, un fantasma in computer grafica. Beh, è fatto bene, dai. Quello è fatto bene. Ciao caro. Tu, grandissimo corno. No, eletto. Me la ricordavo peggio. La casa degli orrori è diventata la casa dei serial killer ora. La polizia dell'epoca però trovò nella sua dimora i segni di almeno 150 persone. La cifra reale è stata ancora oggi sconosciuta. Allora, l'esperienza Sherlock Holmes non male, però dalle 13 alle 15 era la versione family friendly, quindi senza buh, senza emozioni. Però dalle 15 ci sono gli attori, quindi volendo possiamo rientrare. La sistemeranno prima di stasera? Ma c'è uno Space Shuttle! Sì, hanno trasformato quella cagata di con i finti Transformers in Ritorno al Futuro. Dai, andiamo a vedere Dottor Browns e figli. Guarda, il finto Dottor Brown. Ehi, Doc! Dopo anni di esperienza nei viaggi temporali, abbiamo deciso di offrire a tutti la possibilità di vivere più grandi eventi storici in prima persona. La nuova era del turismo è già cominciata e voi sarete i protagonisti di questo cambiamento. Vi ringraziamo infatti di aver accettato l'invito al primo test di viaggio del nostro potente mezzo, il Time Shuttle, realizzato dopo anni di studi e ricerche. Realizzeremo il sogno di nostro padre, grande Giove! Portare i benefici della scienza a tutta l'umanità. Il nostro team sta lavorando alla realizzazione dei nuovi tempocircuiti e del condensatore che permetteranno alle particelle di raggiungere l'accelerazione necessaria all'apertura dello spazio-tempo. Ottimo lavoro, Valerio. Stiamo risolvendo l'equazione matematica per la suddivisione degli impulsi all'interno dei tubi quantistici. Ci siamo quasi. Dottore, l'elettrolito sta già reagendo a scariche sotto il gigawatt. Bene, portalo a 1,21 e vediamo che succede. Va bene, lo vedo subito. Nostro padre aveva progettato un sistema di fusione nucleare utilizzando i rifiuti e successivamente idrogeno e vapore. Purtroppo è risultato inefficace per viaggi temporali oltre i 100 anni. Utilizzeremo quindi una potenza superiore agli 1,21, portandola fino a 3,21 gigawatt. Inoltre l'idrogeno mancava di stabilità, creando rischi di scossoni e di forti esplosioni. Può far partire l'aspirazione adesso. Abbiamo dunque optato per il ripristino della carica al plutonio. Esattamente. Più stabilità, più potenza, più escursione temporale. Su con la vita, Gerard. A tal proposito, ecco il pannello dei tempocircuiti. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dov'eri. Registriamo il tempo di destinazione su questa tastiera. Diciamo che volete assistere alla firma della dichiarazione di indipendenza. O volete essere in prima fila all'inaugurazione della Torre Eiffel. O volete scoprire se nel futuro la vostra squadra del cuore vincerà il Super Bowl o il Mondiale di Calcio. Noi vi porteremo al 13 febbraio 1855, dove vennero realizzati vicino a Hill Valley i primi pozzi petroliferi. In seguito ci sposteremo all'Esposizione Universale di Londra. Vi ricordo che è assolutamente vietato scendere dal mezzo. Noi saremo solo degli spettatori. Qualsiasi incontro o contatto con gli abitanti dell'epoca potrebbe provocare degli scompensi che causerebbero gravi instabilità. Anche la distruzione dell'universo che conoscete. Ecco perché non c'è più la macchina all'entrata. È passata da qui. E questa volta le luci funzionano. C'è un po' di fumo però per... Sì, c'è anche un po' di whisky lì. Per lo sforzo. C'è il grappino, amo. L'ultima volta che siamo venuti, la macchina era tutta piena di ragnatele, sporca. E secondo me dentro non c'era neanche nulla. L'hanno rifatta solo per questa zona. Piccola sosta nel 1955 e ora ci apprestiamo ad andare a perlustrare la zona di atterraggio per controllare che sia priva di fischi. Sì, controlleremo l'intera area e vi raggiungeremo nella station room. Sarà come se non fossimo mai partiti. La casa è pronta? Sì, il prezzo fusiamo presso il rosso. 3,21 gigawatt impostati, carica il plutonio, effettuata. Ci siamo? Un'ultima avvertenza, se per caso non dovessimo dormire...
Ecco. Max, ci sei? Siamo connessi per fare il momento? Sì, siamo connessi. Buongiorno a tutti, io sono Jesse Brown e noi mio cugino Zach Brown. Siamo i figli di Giulio e Ben Brown. Incredibile da credere, ma noi veniamo dal 2055. Ciao. Siamo arrivati qui con la DeLorean e oggi dovrebbe avere luogo il primo viaggio temporale con la Brown Enterprise. Vi dico intanto che non avrebbe mai funzionato. Esattamente, in questo dispositivo i tubi quantistici sono attraversati da un flusso magnetico di particelle che si possono muovere attorno a un condensatore. Unico problema, senza gli atti corretti inviati al circuito elettrico, che a sua volta riceve impulsi dati dalla velocità del mezzo, ovvero 88 milionarie, uniti a una scarica di 1,21 gigawatt, non può avvenire nel congegno quello che è noto in fisica come rottura della simmetria temporale, che permetterebbe così l'apertura dello spazio-tempo. In poche parole, i nostri genitori non sanno farlo funzionare, ma noi sì! Noi abbiamo le tecnologie e i dati per risolvere il bug del sistema, ma rimane comunque un grosso problema e ora cercheremo di spiegarvi cosa è successo. O che cosa succederà, che porterà a succedere oggi? Esattamente. Oggi, data del primo viaggio turistico in Diego, i nostri genitori hanno effettuato un giro di perlustrazione del luogo da visitare, con i tre ultimi alberghi. Io e Zach viviamo qui. Non capivamo cosa fosse successo ai nostri padri, erano spariti nel nulla. Abbiamo trovato una lettera scritta da vostro nonno scomparso ancora prima che noi nascessimo, in cui era segnalata la posizione di un vecchio garage. All'interno c'erano i resti di una vecchia DeLorean e le istruzioni per assemblarla. Nel frattempo abbiamo ricevuto un messaggio dal passato, sabato mattina 26 ottobre 2055. Il segnale era un SOS distorto che abbiamo ricomunicato e abbiamo scoperto che il dottor Giulio e il dottor Alberto sono bloccati nell'anno 1855, data raggiunta da oggi. Hanno danneggiato un serbatoio di plutonio, urtando delle rocce all'arrivo. Questo ha causato una fuoriuscita radioattiva che rischia di far esplodere il treno e l'intera area. Inoltre, l'incontro con le nostre madri dovrebbe avvenire l'8 dicembre del 2030, durante un convegno mondiale di scienza. Questo cosa significa? Significa che i nostri genitori non si conosceranno e che da qui Giulia e Verne attiveranno una nuova linea temporale dando origine a una generazione Brown dove io e mia cugina non esistiamo. Questo porterà uno scompenso spazio-temporale provocando una reazione catena cancellando questo universo. In qualche parola anche voi cesserete di esistere, quindi non perdiamo tempo. Accedete alla Red Imbarco, carichiamo gli attrezzi e questo speciale serbatoio per sostituirlo con quello danneggiato e riportiamo a casa Giulio e Verne. Zach, vai a mettere la tuta antiradiazioni, io preparo lo shuttle. Carina la storia. Si va nel futuro, morti, ma i viaggi nel futuro non esistono, Enrico è morti. Esperienza 3D, carina, anzi 4D, e la storia che si sono inventati, ci sta. Sono i figli di Dr. Brown che finiscono nell'epoca in cui loro fanno il terzo film e i figli dei loro figli vanno a salvarli dal 2050 al 1800. Io vorrei la spilla di Movieland, ma credo che comprerò le mutande. Alla fine è ripartito. Non so se è il caso di salire su una giostra che è appena stata revisionata. Ma sì, dai, 60 anni fa sono morte solo 4 persone, su. Cosa vuoi che sia? Quanto si va in alto, amo. Guarda, amo, c'è ancora Diabolik là, sì. La tua giostra preferita. E lì c'è gente che ha fatto la scelta migliore. Il Caneva? Sì. Oh no! Non mi ricordavo andasse così veloce così in alto. Ania. Dai, vieni al sole. No. Vuoi uccidermi? Che puzza di gas. Sei pronta? Dai! Diavolo, che disastro!
E che cazzo! E no! No, il cannone no di nuovo! Ma sei un pochino bagnato? Io mi sono preso l'acido tossico in faccia. Giusto un pochino. Saresti stato il primo a morire, mi sa. Ti saresti sacrificato per farci vivere, vero? Sembra un cane, ma... È vero. Ma non è bello, tipo, farci asciugare dal sole? Ma va, adesso andiamo ai tronchi per rimanere bagnati. Dove sono i tronchi? Interstellar Space Line. Minchia, se sei qua 90 minuti. Ciao, sono termico. No. Particolare questa, per ovvie ragioni logistiche non sono riuscito a farvela vedere. Sostanzialmente era come la casa di Prezzemolo, ma questa girava tutta su se stessa e quindi la forza di gravità ti spingeva contro il muro, piano piano salivamo e scendevamo come se fossimo dentro l'astronave. Ho dovuto staccare la testa dalla postazione, avevo paura mi si staccasse per la forza con cui girava tutto. Direi di rimanere in tema acquatico, così ci bagniamo una volta intera e se vogliamo la rifacciamo dopo. Wow! Finalmente posso farvela vedere questa, perché è veramente figa. Tu ti ricordi dove è il posto giusto? Ma c'era proprio dritto! Credo di essere quello che si è beccato più acqua di tutti. Come facciamo ad asciugarci? Le mie scarpe fanno splish splash. Drip drop splish splash splash. Yeah. Questa era la discesa piccola. Io sono ancora bagnato da primi. Mi sono bagnato di più prima comunque. Sono passato dall'essere 70% d'acqua al 90%. E comunque non mi potrò mai asciugare oggi. Io rimarrò così oggi. Non c'è verso che mi asciugherò. Dai su. Ho fame. Che bella. Meno male che facciamo questa giostra prima di andare a mangiare. Non ci credo. Piove. Ciao. Abbandonato. Eh sì, le tue ultime parole? Già fatto? Allora siamo vivi? È più il tempo di salire che la salita stessa. Mentre ero su stavo cercando di capire se era più alto questo o le altre che abbiamo fatto tipo Diabolic. Ma in realtà è più il tempo di salire che la discesa. Vai amo, come a Disneyland, la vedo un po' arrugginita questa. Stanno assaltando Deadpool amo. Ehi guarda, come quando sali in università. No, in uni c'è più ordine. Ne dubito altamente. Forse in uni c'è più disordine. O forse più disagio. Il tempo è peggiorato in un attimo. Ciao, siete qui. Benvenuti a bordo, sono Debbie. E oggi ci immagineremo queste. Non sapete cosa sono? Mi somiglia, dai. Sono vesti VHS. Noi stiamo sorvolando la zona attaccata dalla creatura. Fate attenzione, è molto irrequieto. Oh no! È fatto di plastica! Ma mica sta tenendo! Oh no! Non mi riuscirò mai ad asciugare oggi! Meno male che l'acqua non ci prende! Ci sono i banditi! Ma che fa questo?
Mannaia, ci hanno beccata. Ehi, Clive, guarda un po' qui. Abbiamo dei nuovi clienti. Grazie. Sì, intenditori. Ditemi che non è il miglior whisky della Louisiana. Non è il peggiore che abbia bevuto. Beh dai. E anche oggi ci abbiamo guadagnato qualcosa. Eccoci qua. Siamo pronti a svelare nuovi misteri. Sei pronta? C'è una strana atmosfera da queste parti. The Molaram, lo sciamano vendicatore. I suoi poteri sono spaventosi. Avete profanato la tomba sacra di Kukulkan. Ora siete in mio potere. Ci scusi, signor sciamano. Non volevamo. Io ho quello che ci vuole. Ecco qua, Sprayant sciamano. Amo. Oh, finalmente qualcosa di bello, dai. Eccolo là. Ah, vabbè, dai. È Jason. Eh sì. Ecco, chi ci può aiutare? Hai un macellario qua. Scusi, signore. Può darci una mano? Che succede? Forse non ci siamo capiti. Non sei scordi. Tranquillissimo. Facciamo più avanti. Via, 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 via. Questo era carino, dai. Lui poco credibile, però. Manca lo squalo. C'è il tornado. Oh, ma il vento è vero in scenografico qua ormai. Sale e poi si scende. Ma quello è VLC. Ah, ecco dov'è che sono le macchine. Ah, la Ford Anglia. Fantozzi. Ecco dove sono finite le macchine che non erano più in giro. E questo è Android. Prima c'era quello di Ritorno al Futuro. C'è un pesce spada. Eccolo là, il pesce spada. Oh no. C'è più. Oh madre di Dio. Oh no. Mi ero ripromesso di non bagnarmi più io. Yeah.
dai dai, ci siamo asciugati almeno. Com'era? Sapeva di Lidl. Bello, però quando hanno fatto il sesto capitolo ha perso un po'. Questo è valsa l'attesa. Ti fa girare per quasi 10 minuti per varie ambientazioni, molto bello. La pioggia negli occhi. E anche Giorgio Vanni. Ciao Giorgio. Sono ufficialmente le 8 e non c'è più nessuno. Qualcuno è rimasto, chi ha proprio voglia di rimanere, ma forse vuoi anche il tempo, forse vuoi anche nel volerti non bagnare. Prima facciamoci un taco. Beh dai, per 5,50 euro a testa ci sta. E tra l'altro mi ha messo gli jalapeño che non erano neanche inclusi, ma me li ha messi perché sono gentile. Vediamo com'è il taco al chili. Molto buono. Mi sa che è arrivato il momento di andarcene. Tu dici? Sono riusciti a fare un ingorgo. Oh no, hanno fatto l'ingorgo nel canyon. Serve qualcuno che li spinga. Vai tu. Ecco il nostro eroe. La nave sta per affondare. Ma è per i bimbi questo, vero? Eh sì. Dai poverino, guarda cosa gli tocca fare. Il nostro eroe senza macchia. Non tutti gli eroi portano un mantello. Però portano gli occhiali. Non pensavo che sarebbe mai successa una roba del genere, ma siamo riusciti a riprendere un incidente in un parco divertimenti con la tempesta in arrivo. Ciao Kit! È il livello di Crash Tag Team Racing del deserto? Non ci entro. Tu sì che ci entri, guarda lì. Come dire che non ci entri, guarda. Io volevo fare il percorso jeep. Ma è la tua altezza. Ma sì, beh, ascolta, andiamo. Dai vai, voglio vederti sulla macchinina. No. Amo gli dei, sono adirati. Oh no, chieda vegna. C'è qualcosa di eticamente sbagliato in tutto ciò. Io ho avuto dei problemi motori a entrare qua dentro e a chiudere la sbarra comunque. Lei c'è entrata senza neanche un problema. Quando è che è diventato un film di catastrofe naturale con la tempesta in arrivo e la gente che scappa dal parco? Guarda, sta scappando la gente. Correte! Vieni, scappa! Lei ha le gambe corte, quindi può correre poco. No, posso correre uguale, ma arrivare più tardi. Fuga da Hollywood, nei più piccoli cinema. Scappa, amo, scappa! Devi fuggire da Hollywood. Lo senti? Sì. Il mondo come lo conosciamo si sta per distruggere. Le catastrofi naturali stanno distruggendo questo pianeta. Non è più sicuro stare qui. Dobbiamo partire. Pronti? Da questa prospettiva sembra che sei stesa, amo. Il disagio se non una persona che non riesce ad andare dritto con la salsa. Guarda il mio com'è perfetto di chili dog. Beh, il tuo è un picazzo. Concludiamo il nostro sogno americano di oggi con il cibo americano per eccellenza. Sai cosa renderebbe questo panino perfetto? Un po' di crauti. Il corn dog è buono, ma c'è una cosa a cui bisogna fare attenzione, che nel mezzo c'è il bastone. Beh, credo sia arrivato il momento
di chiudere la giornata ora. Mi sa che è proprio il tempo che ce lo dice di andarcene ora.